terza fase del corso di formazione e riprendiamo con il diritto allo studio. Benissimo. Allora, analizzato il percorso, adesso vediamo come materialmente un cittadino extraunitario che si trovasse praticamente nel suo paese di origine dovesse iscriversi a un corso di studio presso un ateneo italiano, come materialmente deve fare, no? Questo è considerato che spesso succede che l'istruzione nel suo paese a volte o non è garantita, oppure per un discorso di carenza di risorse finanziarie, logicamente le strutture e i docenti non sono all'altezza, dunque non riesce a portare un diritto. Allora, logicamente la prima cosa che deve fare è recarsi nel suo paese di origine presso la nostra rappresentanza diplomatica a chiedere il cosiddetto visto per motivi di studio. E quando si recherà presso la nostra rappresentanza diplomatica dovrà presentare il suo titolo di studio, diciamo, originario conseguito in quel paese, e di conseguenza la nostra rappresentanza farà un'attestazione nella quale spiegherà che quel titolo di studio conseguito in quel paese, rapportato, diciamo, al nostro sistema scolastico, corrisponde, che ti posso dire, maturità classica, scientifica, alberghiera, commerciale, geometra e via discorrendo. E una volta che ho ottenuto questo, logicamente deve fare una prescrizione all'università, deve fare, questa può avvenire anche per via telematica, anche perché obbligatoriamente tutti gli atenei presenti sul territorio nazionale, diciamo al 31 di dicembre, sono obbligati su disposizione del Ministero della Pubblica Istruzione a tenere riservati appunto per i cittadini extraunitari un determinato numero di posti appunto per l'accesso. Logicamente i requisiti per l'accesso sono uguali a quelli dei cittadini italiani, dunque se un cittadino extraunitario si vuole iscrivere, posso dire, a medicina, per dire, c'è, cioè, il numero di corso, logicamente dovrà anche lui vuole affrontare i test psicoattitudinali e via scorrendo. Ecco, dunque lo stavo dicendo, appunto fa la prescrizione, dopodiché una volta che ho ottenuto questo attestato da parte dell'ambasciata, deve anche logicamente dimostrare, come siamo tornati precedentemente al discorso del riconoscimento familiare, che lui quando viene in Italia è in grado di mantenersi, cioè comunque dovrà portare una situazione reddituale, può darsi pure che lui sia di famiglia benestante nel suo paese d'origine, oppure gli viene richiesta una fiduzione bancaria assicurativa che copre periodo in cui lui si trova in Italia, e logicamente devi dimostrare anche la situazione alloggiativa, cioè che una persona è in grado di ospitarlo, oppure che già preventivamente è in contatto con qualcuno che gli fornisce alloggio. Ovviamente qui stiamo parlando in maniera generale, da un punto di vista poi pratico molti degli atenei italiani bandiscono delle borse di studio per cittadini straordinari, quindi è logico che se poi cittadino straniero risulta titolare, cioè risulta vincitore di borsa di studio, tutto il pacchetto inerente il vitto, l'alloggio, logicamente compreso, no? Comunque non avrà problemi di dimostrare la situazione alloggiativa o la situazione reddituale pratica. E questo per quello che riguarda appunto i cittadini che si trovano all'estero, mentre invece un cittadino straniero che è già presente sul territorio italiano con regolare permesso di soggiorno, che invece vuole iscriversi all'università oppure attualmente analfabeta o basso livello di istruzione e dunque anche in età avanzata, che so, vuole prendere licenza elementare, licenza media, un diploma di scuola media superiore, tranquillamente in pratica può recarsi presso presso scolastico nel luogo dove lui è domiciliato e in pratica seconda il pregresso titolo di studio che ha chiede appunto l'iscrizione a corso di studi. Logicamente sempre in questo caso se ha conseguito un diploma in Italia non ci sono problemi, perché segue
invece, che ti posso dire, sempre facendosi mandare un'attestazione dalla nostra comunità diplomatica nel suo paese d'origine, dimostra di avere un titolo di studio, diciamo un esempio banale, corrispondente alla terza elementare, va appunto dal preside dell'istituto scolastico dove lui è inviato e chiede appunto l'iscrizione alla quarta elementare. Logicamente il collegio dei docenti di quella scuola è legalmente abilitato a fare un piccolo preesame, uno screening, e se vede che le sue conoscenze culturali e sono superiori, può tranquillamente iscriverlo anche a implementare addirittura la prima media, oppure se vede che sono inferiori, diciamo, può retrocedere a una classe inferiore. Ecco, questo è quello che tecnicamente succede. Logicamente, se invece uno ha già conseguito un titolo di studio in Italia, visto che soggiorna regolarmente da parecchio tempo, segue tutto e per tutto il preparato agli studenti italiani, per questo si può iscrivere all'università, segue le varie modalità d'accesso e segue i percorsi formativi, insomma, regolari, che poi il singolo istituto sancito a base a c'è una domanda di merito a questo. Sì. Questo è uno studente, credo sia universitario, sì, che dice se può avere i permessi di studio dal datore di lavoro. Il permesso di soggiorno. Sono due fattispecie diverse. No, sono due fattispecie, cioè nel senso che qualsiasi permesso, diciamo, di studio, facciamo conto che lui. Ma lui ha il permesso di soggiorno. Per che cosa? Per studio, presumo, no? Dice, lui lavora, perché quindi si dice il permesso di soggiorno perché lui lavora e vuole sapere se il datore di lavoro, in poche parole, gli può dare i permessi di studio. No, di solito dal punto di vista pratico funziona in maniera inversa, cioè che un cittadino straniero è entrato in Italia con un regolare visto d'ingresso per motivi di studio e dunque gli verrà rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, la cui scadenza è sempre concomitante alla scadenza del visto. Dunque se il corso di studio dura un anno, il permesso di soggiorno durerà un anno, se dura 18 mesi, durerà 18 mesi. Però una volta finito il ciclo di studi, lui può tranquillamente, con determinati crismi che poi andremo ad affrontare, convertire il permesso di soggiorno per motivi di studio e il permesso di soggiorno per lavoro subordinato o lavoro autonomo. Di conseguenza, se ha trovato un datore di lavoro che l'assume, logicamente, sempre nell'ambito delle quote del decreto flussi, può fare questa domanda. Se lui logicamente lavora qui in Italia con regolare permesso di soggiorno e vuole iscriversi, come abbiamo detto, a una scuola primaria o secondaria o all'università, non c'è nessun problema. Gli atenei, come succede anche per noi italiani, fanno i corsi per studenti lavoratori, dunque può tranquillamente iscriversi a un corso per studenti lavoratori che si svolge in periodo preserale e serale, dunque lavora, che ti posso dire, fino all'orario canonico del contratto di lavoro 17-18 e 14 e poi va a frequentare, diciamo, l'università. In questo caso il datore di lavoro deve soltanto fare l'attestazione che il lavoratore, una specie di attestato di servizio che il lavoratore lavora attualmente alle sue dipendenze con quella mansione con orario dalle ore 8 alle ore 8, in modo tale che poi lo inserisco in una fascia d'oraria più comoda a venire incontro al tipo di attività lavorativa che lui fa. Marco, scusa, è invece delle ore di diritto allo studio, cioè nel senso che prendere l'onero dal lavoro per studiare l'esame. Certamente, sì, quello sì. Mantiene i diritti previsti. Certamente, come certamente. Soprattutto se poi è un dipendente pubblico, quelli sono sanciti, un dipendente privato, insomma. Marco, continua la domanda, probabilmente sta arrivando a pezzi. Sì, lui lavora in una grossa società di import-export italiana, sì, per la cooperazione. Sì. E adesso vediamo se arriva qualche altro. Poi lo vediamo dopo. Si deve andare, quindi è un problema tecnico. Andiamo avanti, che se abbiamo fatto per te. Ecco, volevo soltanto dire che per quanto riguarda la comparazione dei titoli di studio, questo è molto importante, no? Perché ad esempio ognuno di noi potrebbe, che ti posso dire, essere titolare di una società ad altissima specializzazione, dunque visto che ad esempio qua in Italia c'è carenza di ingegneri perché insomma è una materia molto difficile, insomma addirittura il Politecnico di Torino
non riesce nemmeno a coprire i posti che vengono messi a concorso ogni anno, siamo spesso costretti a far venire ingegneri dall'Africa o dai paesi dell'est. Logicamente c'è una tabella comparativa presso il Ministero della Pubblica Istruzione italiano, Adria Trastevere, dove il datore di lavoro, per esso più di noi, può vedere che quel determinato titolo di studio conseguito presso quell'ateneo, il paese di origine del richiedente, è equiparato a, diciamo, a titolo di studio presente qui in Italia. Queste comparazioni di solito avvengono quando si fanno gli accordi bilaterali tra i singoli paesi, no? Quando noi vediamo ogni tanto il nostro primo ministro, il presidente del Consiglio, tutte le delegazioni, i vari ministri, industria, lavoro, e discorrendo, si reca in visita ufficiale di Stato presso quei paesi e poi i singoli ministri, in base alle loro sfere di competenza, firmano appunto questi accordi bilaterali, soprattutto per la reciprocità, perché vuol dire anche che poi se io ipoteticamente vado a studiare in quel paese e conseguisco un titolo di studio in quel paese perché si vengono a specializzare in quel tipo di materia che è specifica per quel paese, per questo discorso di reciprocità, come noi riconosciamo il loro titolo di studio, anche loro devono riconoscere il nostro titolo di studio, per questo è importante. Domande? No, adesso non c'è. Questo abbiamo visto per gli studenti universitari, mentre invece per quanto riguarda, diciamo, la scuola dell'obbligo, adesso esaminiamo come, diciamo, avvengono le varie modalità di iscrizione e di studio presso la scuola dell'obbligo, anche perché questo è un argomento di pressante attualità, no? Ecco, se vi ricordate, prima delle distinzioni natalizie, questo governo aveva imposto i vari prefetti a prendere in fronte ai bambini nomadi proprio per obbligarli successivamente a frequentare la scuola dell'obbligo, perciò ha scaturito questo paio di polemiche, insomma, su cui adesso ognuno di noi può fare le considerazioni che ritiene più opportune. Comunque, ecco, analizziamo adesso i due casi. Allora, l'istruzione nel nostro ordinamento giuridico in Italia è considerata come un diritto dovere ed è garantita a tutti, e sappiamo che c'è l'obbligo di frequentare le scuole fino all'età di 16 anni, no? In precedenza era 14 anni, adesso è stato portato fino a 16 anni. Di conseguenza, un minore straniero che si trova presente in Italia, indipendentemente, questo lo vorrei puntualizzare, indipendentemente dal fatto che sia in regola o meno con il permesso di soggiorno, ha l'obbligo di frequentare la scuola. Di conseguenza, se qualche genitore che è entrato clandestinamente insieme ai propri figli, diciamo, ha timore o paura perché pensa che andando a iscrivere ipoteticamente il figlio a scuola esce fuori che questo è irregolare, o il genitore che ne esercita la patria potestà lo ha accompagnato e anche lui irregolare, che lo espellono dal territorio nazionale, dorma su due guanciali, che questo non avverrà assolutamente. Comunque noi consigliamo di andare tranquillamente a scrivere in qualsiasi periodo dell'anno, non è che bisogna aspettare il primo settembre, cioè se oggi che siamo a fine marzo, per dire, entrasse un cittadino straniero con un proprio figliolo minorenne, può tranquillamente già lunedì mattina andare alla scuola più vicina del luogo dove lui ha deciso di piantare la sua residenza e di iscrivere il bambino a scuola. Ecco, non è che devi aspettare giugno che finiscono le scuole e poi quando riprendono in pratica a settembre, ecco, quindi non consigliamo di andarci subito, perché in qualsiasi periodo dell'anno il direttore del circolo didattico a cui fa capo la scuola dove lui lo vuole iscrivere è tassativamente obbligato, previe sanzioni, a in pratica scrivere, altrimenti se ci fossero problemi invitiamo caldamente a chiamare le forze dell'ordine. Insomma, domande? Dover parlare l'italiano o anche se non parlo l'italiano si possono iscrivere? Ma adesso questo, ti ringrazio per la domanda, questo, ecco, un periodo, questo anche un argomento di cogente attualità, nel senso che, insomma, il nostro attuale ministro dell'istruzione, Maria Stella Gelmini, sembra che ieri non l'ha portato al Consiglio dei Ministri, in pratica si presume che al prossimo Consiglio dei Ministri voglia portare questa disposizione, che in pratica almeno il 30% di
cittadini stranieri può essere presente come detto massimo in una classe e che debbano, diciamo, prima dell'iscrizione, diciamo, a scuola fare una specie di test, diciamo, per vedere la proprietà di linguaggio che loro hanno e se fossero, diciamo, molto in difficoltà possono fare dei corsi paralleli appunto per imparare l'italiano. Questo poi sta creando molte polemiche perché poi così tutte classichetto, molti cittadini italiani che stanno venendo i figli da scuola, perché soprattutto qui in molti quartieri di Roma 9 studenti su 10 sono tutti extracomunitari, ecco qui poi su questo argomento io mi ricordo l'esperienza di Germania, dove ai figli dei nostri emigranti che non parlavano tedesco, prima di metterli in una classe, gli venivano fatte lezioni di tedesco, certamente, in modo che i bambini potessero capire e parlare all'interno della classe, certo, non fossero completamente marginali. Spesso non vogliamo prendere esperienze, fare, certo, recepire le esperienze che sono state positive che abbiamo fatto anche noi da altre parti. Certamente. E altre domande? No. Allora andiamo avanti. Sì, dunque abbiamo detto che c'è questo obbligo di iscrizione per quanto riguarda i minorenni. Logicamente anche se uno straniero maggiorenne appunto vuole iscriversi a scuola, l'abbiamo detto anche precedentemente, non ha nessun problema, che in tarda età basta che si reca dal preside della scuola che lui intende frequentare, diciamo, vicino al luogo di residenza e anche lì, diciamo, chiede l'iscrizione a scuola e praticamente può frequentare il corso, ha gli stessi diritti dei cittadini. Facciamo un caso. Sì. Pantelleria. Sì. A un certo punto sbarca un bambino che il genitore è morto durante la traversata. Sì, ecco. Questo bambino di chi è? No, questo bambino, diciamo, da un punto di vista giuridico assume la denominazione di minore non accompagnato in pratica e di conseguenza viene, diciamo, dato in affidamento, in questo caso più che affidamento il termine giuridico preciso, viene affidato in tutela in pratica al sindaco, che istituzionalmente dal legislatore è indicato come la persona deputata a seguire questo bambino. Poi logicamente il sindaco, soprattutto dico a Pantelleria, insomma, ecco, soprattutto nelle grandi città, ecco, non è che lo segue lui personalmente, delega all'assistente sociale, no? Ecco, fa a capo all'assessorale del servizio sociale, che in pratica è un dipendente del comune. E anche per quanto riguarda questi minori accompagnati, l'attuale ministro dell'interno, ovviamente sempre tramite i prefetti, ha fatto un censimento e ha visto che sono veramente un numero molto, molto elevato. Questo è servito soprattutto anche per evitare, come purtroppo spesso succede, che questi minori non accompagnati venissero inseriti in questi, diciamo, queste tratte di esseri umani, soprattutto per il trapianto degli organi o addirittura per lo sfruttamento sessuale, soprattutto per questi siti pedopornografici che noi spesso a nostro volere capiamo su internet. E comunque diciamo che positivamente c'è stata una netta sensibilizzazione anche attraverso delle campagne televisive che stanno facendo, sempre sponsorizzate appunto dal Ministero dell'Interno, di questi minori accompagnati. E mentre invece per quanto riguarda i minori, diciamo, i cui genitori sono presenti, se questi si trovassero in posizioni di indigenza familiare, perché poi per loro sfortuna non sono riusciti a inserirsi nel tessuto sociale ed economico qui italiano, ricordiamoci sempre che c'è, diciamo, il vecchio istituto, quello dell'affidamento familiare, cioè che pur se il bambino anche nato in Italia da genitori extracomunitari oppure figlio genitori extracomunitari nato nel suo paese d'origine, si trova qui in Italia, i genitori non sono in grado di mantenerlo, possono logicamente
rivolgersi al comune per l'istituto dell'affidamento familiare, cioè vuol dire che lui viene affidato a una famiglia che logicamente deve avere determinate caratteristiche, però la madre lo può vedere come, dove e quando vuole, anzi per determinate certificazioni anche obbligo la presenza della madre, e poi prendo, sempre se i genitori sono consenzienti, questo affidamento familiare che non è altro che la tricamera ad un'adozione, volendo, se il bambino si trova bene con questi genitori affidatari, può tranquillamente sfociare in un'adozione familiare. Oh, passiamo a un aspetto fondamentale. Uno degli altri aspetti fondamentali per un cittadino di qualsiasi paese, straniero o italiano, è il poter usufruire dell'assistenza sanitaria. Certo. Qual è la procedura? Certo, soprattutto adesso che è proprio notizia di questi ultimi giorni, no? Ecco, c'è stata una sollevazione di tutte le associazioni di categoria dei medici, perché mentre in precedenza in Italia non c'era l'obbligo da parte del medico di segnalare un cittadino extraunitario che andava a curarsi nelle strutture sanitarie, con questo nuovo pacchetto sicurezza che è diventato, diciamo, operativo da poche settimane, in quanto approvato il decreto, diventato legge dello Stato, in quanto ha avuto la ratifica da parte di entrambi i due rami del Parlamento, insomma, ne sentiamo sempre discutere in maniera molto critica, no? Pare anche che adesso il governo voglia fare un passo indietro. Allora, premettiamo che l'assistenza sanitaria tramite iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale qui in Italia è obbligatorio. Parole povere, ecco, dunque qualsiasi cittadino straniero, una volta che ha regolarizzato la sua posizione, lui ha ottenuto l'iscrizione anagrafica, contemporaneamente anche diritto all'assistenza sanitaria. Parole povere, basta che va alla ASL, gli rilasciano la tessera sanitaria dove può accedere a tutte quante le prestazioni. Per quanto riguarda invece i cittadini irregolari, da sempre, poi questo è stato anche ben specificato, indicato col famoso decreto Pitti, no? Rosi Pitti, quando era ministro della sanità, qualsiasi cittadino extracomunitario privo di regolare permesso di soggiorno può recarsi presso qualsiasi struttura sanitaria alla quale ha l'obbligo di curarlo. Ecco, soltanto per un discorso, diciamo, fiscale, perché poi logicamente dovranno attingere per remunerare la prestazione sanitaria erogata dall'ospedale da determinati capitoli di spesa privilegiati, il medico, diciamo, del nosocomio dell'ASL dirà a questo cittadino extracomunitario privo di regolare permesso di soggiorno di andare presso l'ASL a farsi rilasciare un tesserino particolare, no? Che molti dei nostri amici che adesso sono in ascolto avranno sentito spesso parlare o che gli è stato consigliato, che si chiama in pratica STP, ecco, fatto questo diciamo, questa sigla, ecco, che appunto soprattutto questo lo consigliamo, di farlo ai cittadini stranieri non in regola con il permesso di soggiorno e che sono soprattutto affetti da patologie croniche, che di conseguenza hanno bisogno e necessità di avere dei controlli sanitari frequenti proprio per il loro stato di salute, soprattutto per i cardiopatici, gli asmatici, coloro che sono sottoposti a dialisi, e di conseguenza hanno bisogno di un controllo sanitario, diciamo, ben scadenzato e continuo. Dunque consigliamo di andare appunto all'ASL e di chiedere appunto questo tesserino, che poi gli consente appunto una regolarizzazione, diciamo, un'erogazione continua di queste prestazioni sanitarie. Dunque, ecco, ripeto, chiunque deve partorire o si trova in situazione di bisogno vada regolarmente all'ospedale e non subirà nessuna sanzione, non verrà assolutamente comunicato il suo nome alle forze dell'ordine, gli ospedali poi nei grandi non sono obbligatori anche la presenza del posto di polizia, non è che viene il poliziotto che svolge attività operativa al posto di polizia per il non so quando lo preleva o accompagna l'ufficio di immigrazione per l'espulsione, comunque continuare a andare tranquillamente e fruttuire
delle prestazioni assistenziali. Diciamo anche adesso che l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale garantisce l'assistenza al cittadino straniero come se fosse un cittadino italiano, può anche avere l'esenzione del ticket se logicamente ha un reddito corrispondente a questa esenzione del ticket. Logicamente si possono iscrivere anche gli anziani oltre 65 anni, i richiedenti di asilo, anche i detenuti, chi ha avuto precedenti penali, i documenti atti all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale per quelli che sono in regola sono appunto il permesso di soggiorno, il codice fiscale e il certificato di residenza, per questo basta fare anche un'autocertificazione. Inoltre la prestazione è obbligatoria da parte dell'ospedale anche se di fatto la formalizzazione del soggiorno non è ancora avvenuta, comunque basta che uno, come abbiamo detto prima, per il famoso kit alla ricevuta che viene data dall'ufficio postale, si può recare tranquillamente, la prestazione sanitaria viene regolarmente erogata. E, logicamente oltre alle strutture pubbliche vale anche per le strutture private e convenzionali. Non so se c'è qualche domanda su argomento. Allora, noi per adesso ringraziamo una domanda sulla scuola per il grande impegno che ha profuso insieme a Nadia per sintetizzare questa materia così complessa in continua evoluzione, e vediamo le ultime domande che ci sono pervenute. C'è una domanda sulla scuola perché date ritardo. No, ma ci sono anche quelle due precedenti. Ah sì, questa qui è importante, un attimo la riprendiamo. Quella che faceva spesso. Allora, lei diceva, qual è una scuola, il numero di alunni stranieri in una classe, mia figlia è in una classe di maggioranza straniera, la cultura, la religione turbano i bambini. Vuole sapere il numero dei ragazzini che possono... Al momento il legislatore, cioè al momento c'è una vacatio legis, cioè in pratica non c'è nessuna regola, infatti succede spesso che in determinati quartieri dove sono residenti molti cittadini stranieri, noi stiamo parlando da Roma, facciamo esempio di Roma perché non conosciamo l'organizzazione di altre città, ecco, tipo Prenestino, Casilino, succede che un bambino italiano si trova in una classe di 20 bambini dove gli altri 19 sono stranieri, no? Praticamente professano la religione musulmana o altri tipi di religioni, anche se poi, detto tra noi, da un punto di vista psicopedagogico, i bambini, insomma, di qualsiasi differenza di sesso, razza, religione, insomma, giocano amorevolmente l'uno con l'altro. Grazie a Dio. Non abbiamo, grazie a Dio, mai visto problemi sotto questo punto di vista. Adesso, come stavo dicendo poc'anzi, la Gelmini nel prossimo Consiglio dei Ministri vorrebbe introdurre il tetto del 30%, cioè che per ogni classe, ad esempio, 20 studenti, 6 devono essere massimo cittadini stranieri e gli altri 14 devono essere cittadini italiani. Però qui poi da fare anche l'abbinamento con il corpo docente, perché pure adesso ho precariato molti docenti che in pratica sono stati mandati a casa, dunque non vorrei certo trovarmi nei confronti del dirigente del circolo didattico, purtroppo insomma dovrà sudare certe camicie per abbinare insomma le varie esigenze che abbiamo esaminato fino adesso, però al momento non c'è nessuna disposizione legislativa, dunque dipende poi al direttore del circolo didattico, esattamente dal consiglio dell'istituto, come fare, qui poi dovrebbero andare i genitori a parlare. Quindi è possibile stare in una classe dove ci sono tutti i bambini extraordinari? Certamente, l'abbiamo detto, tranne se adesso non verrà introdotto questo tetto del 30%. Abbiamo il caso di Roma, qui in periferia di Roma, che abbiamo una classe alla elementare che ci sono su 20 ragazzi, 18 bambini non italiani e 2 italiani. Ho fatto l'esempio adesso, abbiamo fatto una cosa adesso, abbiamo un pochino, l'abbiamo affrontata ma non l'abbiamo analizzata. L'asilo politico. Bella domanda questa dell'asilo politico, insomma, ecco, che poi adesso si chiama protezione internazionale, si chiama, diciamo, ecco, un istituto molto complesso, ecco, insomma, portiamo adesso quali sono i concetti salienti. Allora, facciamo una premessa, cioè chi è che deve chiedere l'asilo politico, quali sono i... Penso di aiutarti a fare la domanda. Allora, immaginiamo che arriva alla classica nave a Pantelleria, facciamo un esempio, che ad un certo punto
tutte queste persone che stanno su una nave vogliono richiedere asilo politico, possono farlo? Certamente. E cosa devono fare? In pratica, appena vengono identificate, perché ultimamente quando sbarcano più che a Pantelleria, a Lampedusa, queste persone vengono portati a questi centri di identificazione e di istruzione che si chiamano CIN. In pratica no, per esempio a Lampedusa abbiamo la vecchia caserma aeronautica, che poi una parte adesso una medaglia non va da poco, c'è stata una sommossa, e dunque si procede all'identificazione di queste persone che sbarcano, no? Molte logicamente sono prive di documenti, o durante il viaggio consigliate dei trafficanti, logicamente hanno buttato i documenti, passaporto, altri documenti e li hanno buttati via. Dopo di conseguenza premettiamo anche che ultimamente il governo italiano, sempre in base agli accordi bilaterali con determinati paesi, ha raggiunto appunto degli accordi di collaborazione a rimpatrio assistito, perché prendiamoci chiaramente, come è successo a suo tempo con il noto giornalista dell'Espresso Gatti, che si era finto uno di questi che provenivano dall'Africa, se io dico che mi chiamo Rossi Mario e sono privo di documenti, credo nella mia buona fede, io potrò stare in Italia, se poi la mia domanda di asilo politico viene accolta, potrò stare in Italia da tanto, tanti anni, e continuo sempre a chiamarmi Rossi Mario, quando invece nel mio paese, che ne so, ero un noto ripudiato, oppure mi ero macchiato di efferati crimini e mi chiamavo con un nome diverso. Dunque il problema dell'identificazione è un problema molto, molto importante. Per questo ultimamente si sono raggiunti degli accordi con determinati paesi, e poi, come abbiamo detto precedentemente, grazie a questa collaborazione hanno delle quote riservate per quanto riguarda l'ingresso regolare attraverso il decreto flussi, ovviamente, no? Dunque, premesso che non tutte le persone che sbarcano a Lampedusa vogliono rimanere in Italia o chiedere asilo politico, perché vista anche la posizione geografica del nostro paese, no? Indicata come una porta aerea nel Mediterraneo, no? Crocevia di tre continenti, spesso sono di transito. Poi dipende anche dalle varie etnie, come molti vogliono andare in Germania o in Inghilterra, o addirittura in Canada, negli Stati Uniti, dove sono molto presenti le loro comunità, diciamo, di appartenenza. Dunque, appena sbarcano, vanno al centro di identificazione e istruzione, a caso che questo non è usa, oppure dove si arrivano regolarmente in aereo a Fiumicino, a Malpensa, vanno dalla polizia di frontiera e esternano, diciamo, la loro intenzione di chiedere l'asilo qui, quando muovere. Logicamente chi può chiedere l'asilo politico, e questo lo leggiamo chiaramente così, diciamo, le due polemiche, è colui che per motivi di razza, religione, appartenenza sociale e o politica viene perseguitato nel paese di cui possiede la cittadinanza. Dunque, premesso che deve logicamente rispecchiare questi criteri, una volta che esterna la sua intenzione di chiedere asilo politico, verrà invitato a recarsi presso l'ufficio immigrazione della questura più vicina dove lui sbarcato, dove successivamente intenderà prendere il domicilio. Va alla quarta sezione di questo ufficio immigrazione, che è quella essenzialmente deputata a ricevere domande di asilo politico. C'è un modello, diciamo, che è comune in tutti quanti i paesi del mondo, firmatari della Convenzione di Ginevra, che si chiama modello C3, in pratica è un foglio di 4 paginette dove sono racchiusi in sintesi i dati anagrafici, cognome, nome, paternità, maternità, sesso, data di nascita, religione, il numero di figli, logicamente il tipo di lavoro che svolgeva, appartenenza politica. Dopodiché questa domanda viene, diciamo, mandata alle apposite commissioni territoriali per il riconoscimento dell'asilo politico, adesso si chiama Polizia Internazionale, che sono 10 in tutta Italia, sparse nelle aree varie geografiche, praticamente, diciamo, nel sud, dove abbiamo detto che è sovente che sbarcano altri, cioè maggior numero di cittadini extracomunitari che ne sono più presenti, ce l'abbiamo in Sicilia, una in Puglia, una in Calabria, una a Roma e altre in Nord Italia, e in pratica colui che ha chiesto, che ha fatto istanza di asilo politico, viene ascoltato da questa commissione,
la quale logicamente deve vedere se lui ha i requisiti, ecco, come abbiamo detto, corrispondenti ai motivi che sono indicati, affinché gli venga concesso l'asilo. Ecco, in pratica lui con l'intervista davanti a questa commissione, in pratica in un'oretta e mezzo che dura questa intervista, diciamo, si gioca il futuro della propria vita. Ecco, comunque questa intervista è molto importante. Logicamente queste commissioni sono composte da persone ad altissima specializzazione. Innanzitutto abbiamo il Presidente della Commissione, che è un prefetto della Repubblica, insomma, sappiamo che diventare prefetto non è una cosa facile, insomma, è un concorso molto duro. Poi c'è un componente, diciamo, dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, cosiddetto UNHCR, no? Quello che in pratica ha sede all'ONU, nel Palazzo di Vetro, attualmente io presiede una signora giapponese, che in pratica è quello che fa la parte del leone, diciamo, ecco, la parte maggiore, perché diciamo, è il commissario della più alta specializzazione. Poi c'è un componente del Dipartimento della PS del Ministero dell'Interno, che è il dirigente superiore generale della PS, e poi c'è un componente del Comune di Roma, che di solito è un assistente sociale in pratica, oppure che ha avuto esperienze in materia. Dopodiché la Commissione, attraverso l'intervista, logicamente basandosi anche su quello che lui ha indicato nel modello C3, che poi può essere anche corroborato da una breve storia della sua condizione del paese d'origine o attraverso altri documenti, logicamente vede se la storia è reale oppure se la domanda è strumentale, cioè lui sta provando a chiedere l'asilo politico per una forma elusiva, perché logicamente sa che non ha i crismi per ottenere un regolare permesso di soggiorno o per lavoro, o perché non rientra nel decreto Bussi, o perché logicamente ha avuto delle tendenze penali o già quando precedentemente è arrivato in Italia o quando si trovava nel suo paese d'origine. Dopodiché, diciamo, la commissione ha quattro decisioni possibili da prendere. Allora, la prima, quella a lui più favorevole, che in pratica gli concede lo status di rifugiato politico, in pratica la sua ambita domanda ha avuto esito positivo, in questo caso gli verrà rilasciato un regolare permesso di soggiorno di più da 5 anni, successivamente sarà sempre rinnovato, può trovare lavoro equiparato tutto e per tutto ai cittadini italiani, oppure ultimamente il legislatore ha introdotto uno step leggermente più basso.